Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui su Fortnite per parlare della stagione 4, capitolo 4. Però prima di cominciare con il video vi invito a iscrivervi al mio canale perché il 70% non è iscritto. Quindi ti prego iscriviti, tanto l'iscrizione è gratis. E prima di continuare volevo informarti che da qualche giorno sto collaborando con un nuovo gruppo Telegram. Vi lascio il link in descrizione del gruppo Telegram, tanto si parla di Fortnite, quindi spero che vi piaccia, e vi lascio il link anche del mio canale Telegram, ok? Cominciamo con il video. Ragazzi, allora, la prima cosa che noi possiamo notare, allora, è che su questa immagine e anche su quest'altra in cui viene raffigurato l'apparato, cioè il telescopio che ha mandato quel raggio viola nel cielo, queste due immagini hanno un bagliore blu, si sono illuminate, eccole qui, potete vedere anche questa luce blu. E anche quella di Optimus Prime si è illuminata, che poi in realtà era già illuminata da qualche settimana, da un po' di tempo, però facciamo finta che c'entri qualcosa con la prossima stagione. Come secondo riferimento della stagione 4, capitolo 4, abbiamo questa skin Ronin, che faceva parte del pass battaglia della stagione 1, capitolo 3. Adesso voi vi state chiedendo come Ronin? Come? Cosa ha fatto Ronin? Cosa c'entra con la stagione 4, capitolo 4? A un content creator americano è stata mandata un'immagine con questa luna rossa. È stata mandata direttamente da Epic Game. Se voi guardate bene, questa luna rossa viene rappresentata sulla collana di Ronin e anche sul backpack di Ronin, anche sul deltaplano, eccola qui la luna, eccola lì, ed è anche a forma di luna il deltaplano, anche nella scia, ad esempio le due lune che sono sui polsi di Ronin e anche quella luna che sta sul petto di Ronin. Quindi Ronin c'entra veramente con questa luna rossa. E anche un'altra skin c'entra con la luna. Invece la seconda skin che fa riferimento alla stagione 4, capitolo 4, è Celine, che faceva parte del pass battaglia della stagione 1, capitolo 4. Come potete vedere ha uno stile con una maschera a forma di luna, eccola qui. Non è rossa, però la forma è uguale. Poi Il secondo stile si va a chiamare proprio Celine Aura Lunare. Poi ha anche il backpack con questa luna. Infatti il backpack si chiama Lunarios. Il piccone che si chiama Bagliore Lunare. Il deltaplano che si chiama Deltaplano Lunare. E anelli lunari, che sarebbe la scia. Lei, Celine, comunque va a rappresentare la luna, e visto che la prossima stagione sarà a tema di questa luna rossa, può darsi che lei c'entri qualcosa, e lei fa un riferimento anche a un'altra skin, che sarebbe lei, che forse potrebbe arrivare nel prossimo pass. E se guardate bene le due skin si assomigliano veramente tanto tra di loro, si assomigliano tanto. Un altro dettaglio molto importante è che nella skin della crew di agosto, la principessa Alexa, il suo dorso decorativo contiene questa luna rossa, eccola qui. Quindi può darsi che queste due skin, la principessa Alexa e il principe Orin, facciano riferimento a questa luna rossa, a questa luna calante. Alcuni leak dicono che le fasi dell'apparato, cioè del telescopio, dovrebbero essere attivate ogni due giorni. E le date sono il 15 agosto, il 17 agosto, il 19, il 21, il 23 e il 25 agosto, che sarebbe l'inizio della stagione. Altri leak dicono che le C4 sono state aggiornate nuovamente, quindi dovrebbero tornare in gioco durante la stagione 4. Boh, chi lo sa, secondo me torneranno.
secondo me. Altri leak invece dicono che la meccanica parkour, questa qui che adesso state vedendo a schermo, tornerà nella stagione 1 capitolo 5 e non nella prossima stagione. Peccato, peccato, perché io la stavo aspettando, pensavo che tornava nella prossima stagione e invece no. Invece tocca aspettare fino alla stagione 5. Però c'è scritto che non funzionerà in automatico. Alcuni leak dicono che in realtà per farla funzionare tu dovresti cliccare un tasto e non sarà automatica, che tu fai la supercorsa contro un muro basso e ti fa il parkour. Che poi nella stagione 1 capitolo 5 dovrebbero aggiungere la modalità delle auto, quella delle corse in cui si fanno le gare, molto simile a Mario Kart. Tutti dicono così, ma non so se sarà molto simile. Dicono che ci sarà anche un mini pass al suo interno. E poi dovrebbero aggiungere la corsa sui muri, che questa cosa l'ho sentita dire da molti youtuber, se devo essere sincero. Io ci credo, se viene o non viene non mi interessa, ci credo adesso. Ragazzi, io sono andato a cercare su alcuni canali leak quali potrebbero essere le prossime skin del prossimo pass battaglia. Molti leak teorizzano che queste skin che state vedendo adesso potrebbero essere rilasciate per il prossimo pass. Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo sotto nei commenti. Ragazzi, un riferimento che mi viene in mente alla stagione 4 del capitolo 4 è che la dottoressa Sloan, in uno dei suoi dialoghi, dei suoi audio, delle missioni istantanee, lei ci avvisa che sta arrivando qualcosa che lei ha già visto. Mi viene da pensare a quell'enorme nave aliena che è stata presente nella stagione 8 capitolo 2 durante l'evento. E facendo riferimento al cubo, no? Il cubo, quello classico, il cubo gaming normale, era viola, come questo fiore qui. Ed era cattivo, anche questo fiore è cattivo. Infatti, se noi ce lo speriamo addosso, ci fa del male. E ci sono dei riferimenti su questo, ad esempio, questo fiore qui viola, che voi adesso state vedendo, secondo me va a rappresentare il cubo Kevin, mentre invece il cubo Kevin, quello giallo che adesso state vedendo, viene rappresentato dal fiore, quello là tossico, quello giallo. Eccolo qui. Infatti anche quello giallo era nemico, eppure questo fiore è nemico. Mentre invece il cubo Kevin, quello blu, che mi sembra si chiama Blevin, una cosa del genere, che adesso state vedendo schermo, invece viene rappresentato dal fiore blu che adesso non trovo. Oh ragazzi, eccolo qui. Questo fiore rappresenta il cubo Kevin, quello blu, il cubo Blevin. Mi sembra si chiamasse Blevin, una cosa del genere, ragazzi, ora non mi ricordo, è passato veramente veramente tanto tempo. Più di un anno è passato, quindi capitemi. Poi adesso, non so se ci avete fatto caso, in questa partita sto indossando la skin di origine, perché la skin di origine fa riferimento al cubo Kevin, infatti lui dovrebbe essere il re dei cubi. Visto che nella prossima stagione si pensa a un arrivo, un ritorno del cubo Kevin, ho deciso di parlarvi di questo skin, perché visto che lui è un re dei cubi, mi aspetto una sua versione re dei cubi nello shop o nel post battaglia. Se voi andate nel come si chiama, nell'armadietto, e selezionate la sua musica, troverete una foto con origine versione re dei cubi. Mi aspetto che nel prossimo boss battaglia ci sia quella skin. Lo spero. Però non penso ci sia, perché nel trailer della stagione 4 capitolo 3 viene ucciso dal cromo origine, quindi o tipo il punto 0 fa
arrivare un'altra sua versione, una versione cattiva, oppure semplicemente non verrà mai quella sua versione re dei cubi. Chissà. Ci sono tantissime teorie su questo, ragazzi, non mi so dire quasi niente. Queste sono solo ipotesi create da me. Poi, se succede o meno. No, mi hanno ucciso. Immaginavo che morivo. Ragazzi, ho appena fatto caso a questa cosa. La luna rossa che vedete sulla collana di Ronin, sul backpack, sul deltaplano e sulla scia, si chiama luna calante. Infatti la mimetica di Ronin si chiama luna calante, quindi potrebbe esserci un collegamento tra le due cose. E un secondo indizio che ho trovato è l'emote di Ronin, eccola qui. Guardate, questi mot va a rappresentare Ronin che prende una carica, una specie di potere. Infatti l'emote si chiama carica lunare. E la sua descrizione è: immergiti nella prossima fase della battaglia. Quindi probabilmente avremo un potere in cui avremo una specie di super forza, una carica lunare. Chissà. Queste sono teorie che secondo me potrebbero arrivare nella prossima stagione. Ovviamente, ragazzi, prima di salutarci io vorrei sapere la vostra, se siete d'accordo su tutti i ragionamenti che ho fatto su Ronin, sulla luna calante e su tutti i prossimi aggiornamenti che ci saranno sul telescopio, sull'apparato della dottoressa Sloan. Secondo me è un collegamento che va a filo, cioè sono dei collegamenti giusti secondo me. Però ovviamente voglio sapere la vostra. Scrivetemi anche se magari ho saltato qualche ragionamento, qualche indizio. Se sapete qualcosa sulla prossima stagione, scrivetelo ovviamente. Allora, io vi saluto come ogni altro video. Noi ci sentiamo la prossima volta. Ciao ragazzi.